numero 8 sono comunicazioni del sindaco, non per fare polemica sugli argomenti. Il tema elettorale, però nel piano delle eliminazioni delle valorizzazioni immobiliare, che è la delibera della giunta del consiglio presieduto dai giorni Damiano e Celestino, noi leggiamo alienazione dell'area agricola, destinazione originaria rurale, località Cerreto, porzione di mappa 84 per un valore presunto di 200.000 euro. Ecco, noi comunichiamo fin d'ora che è nostra intenzione togliere dal piano delle delineazioni questa porzione di mappale, questo mappale per quanto riguarda il Cerreto, e lo verificheremo poi nel prossimo consiglio, perché ovviamente c'è da accertare il consuntivo e chiudere i buchi di bilancio che comunque comporta questa cancellazione. Basta, era quanto volevamo comunicare, anche perché ci eravamo preso proprio un impegno elettorale, e molti di voi avranno letto nel nostro volantino che al primo consiglio utile l'avremmo fatto. Non possiamo farlo tecnicamente adesso per le questioni che ho detto sopra, ma sicuramente appena accetteremo il consuntivo del 2010, tra qualche giorno, mi diceva il responsabile del servizio, procederemo a questa variazione, e pertanto trovando anche i soldi per andare a coprire quelle spese che sarebbero state coperte con questa eliminazione. Posso? Prego. Ovviamente sono cose che io, l'amministrazione nuova, decide quello che vuole, non poteva fare assolutamente visto la campagna elettorale che ha fatto su questo tema qua. Però io vorrei un cambiamento, ovviamente a mio parere, perché vorrei invitare tutti, se non l'ha già fatto, soprattutto i consiglieri, a leggere quella delibera consigliare qua, a leggere intera, non solo per sottolineata come ha fatto la campagna elettorale, convincendo la gente, andando a persone a fargli vedere che c'è la parola eliminazione sul resto di un argine rosso, perché questo è il modo come ha detto prima sbagliato la campagna elettorale, però l'avete fatto e comunque va bene così. Però io vorrei invitare tutti, specialmente i consiglieri, a leggerla tutta, perché come ho spiegato in un consiglio comunale, per esempio erano la minoranza, che l'hanno capito bene tutti i tempi con l'amministrazione, poi l'hanno travisato nel modo della campagna elettorale, però ovviamente l'ho detto prima e rispetto alle posizioni, va bene così. Quello che si voleva fare qua non era vendere il parco del Cerreto, come ho detto voi, come avete fatto con la naturale, come avete fatto la strada, come avete fatto i condomini, tante cose che sono tutte male, che non sono più male, ma avete fatto per vincere le elezioni, ma essenzialmente di riuscire a valorizzare quel parco del Cerreto. Io sono convinto ancora adesso che una delle risorse più grosse che abbiamo nel nostro territorio è quella del parco del Cerreto, che va valorizzato. Se voi trovate una soluzione migliore di quello che ho proposto, che abbiamo proposto noi, ben venga, e saremo i primi a votare a favore. Però bisogna trovare una soluzione migliore. Io sono convinto che sacrificare anche una piccola porzione, e sto parlando meno dell'1% del territorio, stai parlando che l'area del Cerreto, una parola la mappa 70, per farmi finire, il mappa 74, sono 467.000 metri quadrati, se aggiungiamo l'altra estensione sotto, saliamo a 700.000 metri quadrati, adesso guarda la cava sotto, un po' di più, e non c'è problema, ok? Quando parliamo di una porzione, che non ho definito in mente, l'altra volta l'ho spiegato, perché non c'è ancora un progetto, bisogna fare un progetto di tutto il parco, tutto il territorio. E se in questo progetto si tira fuori un pezzettino, verrà fatta la parte ricettiva di servizi dell'area camper, che potrà essere quei 2-3 mila, ci metti anche 5.000 metri quadrati, forse anche 5.000 metri quadrati, che a 40 euro a metro quadrato comunque nel comune non è poco, secondo me, sono esattamente l'1% della mappa 74, perché 500.000 metri quadrati, 1% di 5.000 metri quadrati, chiamato l'1%, io penso di sacrificare l'1% del territorio, l'1% che è un pezzettino, per riqualificare tutto, è una bella opportunità.
approfittato il paese. E sono convinto, lo dico non perché tanto per voi, e lo farete voi se volete farlo, non lo fate più, va bene lo stesso, ma sono convinto che qua è una delle risorse più belle che abbiamo per il territorio. Io me lo sognavo già, in precedente, visto come parco, con le aree più di lì, con i percorsi di vita, con l'area anche di parcheggio, l'area di turismo all'aria aperta. Forse perché io questo personale vivo da altre parti, mi piace di vivo, ed è un turismo veramente che è il futuro del turismo nel nostro paese. Perché non è costruire seconde case e costruire il palazzo, cose che si riqualifica il territorio, ma sono queste forme di turismo che vengono avanti. E io chiedo a tutti il Consiglio Comunale di leggersi la diventa tutta completa com'è e capirla com'è fatta. E siccome qui, siccome questi qua non c'erano tutti, ma c'era solo qualcuno un'altra volta, anche ovviamente perché non era consigliere, io sono convinto che adesso devo aiutare questa cosa qua, perché secondo me è una delle possibilità che ha il Comune di Osimo per riqualificare veramente il territorio. Per cui che viene avanti, non è con la seconda casa, ma è questa qua che viene avanti. I paesi che hanno sfruttato il turismo plein air, l'aria aperta, sono paesi che hanno più risorse, che hanno più gente che vive e in realtà hanno riqualificato il territorio. Questa secondo me era un'opportunità. Se poi riuscite a farlo senza allenare neanche l'1%, ben bene. Se leggete tutta la delibera, in un punto ho anche detto che eventualmente si poteva valutare anche una forma di convenzione. E l'ho detto e scritto la delibera, non è verità, eventualmente di concessione 99, 39, non c'è già eventualmente di scrivere. Sì, ma a seguito del mio intervento tu l'hai detto? Beh, non l'ho scritto, ma io non rispondo anche questa. Ok. Però mi sto dicendo, sto parlando di una porzione di aria, ho segnato una porzione, ma è una piccola porzione, che deve essere orientata come ha detto voi. Comunque, ovviamente, rispetto a voi, posso più un po' sparato, e va bene qualsiasi cosa. Ma sono convinto e credo di mancarlo, che questa qua è una delle opportunità più belle che ha Osimo di riqualificare il territorio lì e riqualificare tutto il territorio. Dopo, ovviamente, ognuno riflette e faccia le cose che vuole. Perché nessuno è parlato di vendere, ci ha detto questo voglio sottolineare, perché voi l'avete usato su quella campagna elettorale, anche amaramente, sottolineando un po' la gente, fargli vedere, non lasciandogli neanche la libro, facendogli vedere sulle parole di lezione e portando la mia, perché gente me l'ha detto, e sono persone qua vicino che l'ha fatto, vicino a me, che l'ha fatto, e non ha niente, è un modo di fare campagna elettorale. Poi vi invito a riflettere tutti quanti, che questo qua è veramente una delle poche opportunità che abbiamo veramente per riqualificare il territorio. Perché se voi riuscite a fare lo stesso obiettivo, arrivare lo stesso senza vendere neanche l'1%, tanto meglio, tanto meglio. Però l'obiettivo che io era quello di allenare una piccola professione su un progetto ben preciso da portare al Consiglio Comunale ad approvare, su un bando ben preciso da portare al Consiglio Comunale ad approvare, che l'abbiamo dichiarato ovviamente, e l'abbiamo fatto. Questa era l'ipotesi di Bertardo Cerito. Non sono nessuna altra ipotesi. Noi abbiamo già portato giù la strada e l'acqua manca ancora di strada, non c'è la produzione. Spero che verrà fatta anche questa che manca. Secondo me, riqualificare il parco c'è bisogno di riqualificare tutti i territori e riqualificandolo in questo modo qua, utilizzando anche il turismo per avere l'aria aperta, che non vuol dire far su baracche, lo ripeto tutte le volte, non vuol dire far su baracche, non immaginate il parcheggio o questo gruppo, fa una cosa completamente diversa. Ha le risorse per il campo, quando uno arriva, perché si sta un giorno, due o tre, paga la sua quota e poi se ne va e non sporca, non lascia niente e porta solo che gente. Questo è, secondo me, un turismo che è più bello come turismo che qualsiasi altro territorio, che non deturpa, non c'è nemmeno il territorio e lo dico veramente questo modo, con passione, perché sono convinto che è una cosa più bella che si fa nel nostro paese. Se riuscite a farla, io vi auguro di farla anche voi, se riuscite a farla senza neanche vendere l'1% ci parliamo di 3, 4, 5 milioni di privati massimi, secondo me che è più sufficiente per fare la parte ricettiva dove uno arriva, paga la sua quota, c'è la servizio per scaricare l'area camper, per caricare, che c'è una limite di ristorantino, un negozietto, eccetera. L'unica parte che l'impatto di 3, 4 milioni di privati, forse anche di meno, significa meno dell'1% del termopale. Questo è un obiettivo che potete fare. L'avevo spiegato anche sul Consiglio Comunale, l'avete travisato e trovate voi, ma questo è il concetto che stai. Perché fate bene a non farla, se riuscite però a arrivare allo stesso obiettivo, io ve lo auguro perché è veramente una risorsa per il suo paese. Una piccola precisazione riguardo quella che mi sembra o un'incomprensione, una falsità. Non abbiamo assolutamente presentato la delibera alla gente portandola via, tant'è che è tutt'oggi pubblicata su internet, liberamente scaricabile, stampabile da chiunque, e a tutte le persone l'avevamo anche scritto nei nostri giornalini, volantini, che chiunque.